Eccoci al nostro terzo appuntamento con la nostra rubrica L'agente immobiliare sotto l'ombrellone. La rubrica nella quale vedremo quali sono le domande da fare quando vai a vedere un immobile da comprare. Se ti sei perso i primi due video, non preoccuparti, troverai i link qui sotto da qualche parte. Veniamo alla seconda domanda da fare quando vai a vedere una casa da comprare. Chi sono i proprietari e di dove sono? Questa domanda è da porre se ovviamente non sono presenti durante la visita i venditori. Perché è utile raccogliere qualche informazione su chi sono i venditori? Ti faccio un esempio. Supponiamo che la casa che tu stia visitando sia una seconda casa per il proprietario. La distanza geografica che c'è tra il luogo in cui vive lui abitualmente e quello in cui è situata la sua seconda casa rispetto alla sua età anagrafica potrebbe essere per te un elemento interessante da conoscere. Se stai visionando un immobile qui a San Vincenzo e il venditore, che è una persona anziana, vive a un'ora di viaggio da qui, è oggettivamente differente che se vive a 4 ore di viaggio. Attenzione, non sto dicendo che tu debba approfittartene della situazione per avanzare un'offerta eccessivamente bassa e che non sia congrua rispetto al reale valore di mercato e che quindi possa essere percepita come offensiva da parte del venditore. Sto solo dicendo che raccogliere qualche informazione sulla tua controparte, che è il venditore, può farti capire se sei al cospetto di persone che realmente vogliono vendere e non di quelle che provano a mettere in vendita e che ti fanno perdere solo tempo. Non perderti il quarto video che pubblicherò domani, sentiti libero di chiedermi qualunque cosa e iscriviti al mio canale di YouTube cliccando sul girasole qui vicino o sul link che trovi pubblicato qua sotto. Ciao ciao!